altri libri, altri autori. Vediamo. Ma si sveglierà il tuo... La signorina Cravatto? Sono io. Un qualche anno dopo, con qualche anno di più. Comunque è la prima volta nella mia vita ormai lunga, devo dire, che mi è venuta voglia di raccontarla, quella signorina Cravatto, come nasceva, come è cresciuta, come si è formata, visto che la vita è stata così intensa, così ricca di aneddoti, di momenti, di drammi, di tragedie, di cose belle, che io a questo punto ho sentito il bisogno proprio di trasmettere quello che è stata la fortuna di una... L'incontro con l'energia è stata la mia vita, con la voglia di vivere e di farcela e di superare tante cose molto molto difficili che mi erano capitate. Io ho avuto una fortuna grandissima, al di là della salute, che tutti dovrebbero tenere in gran conto, perché alla base di tutto c'è poi quella alla fin fine, anche se è banale dirlo, ma è così. E poi la carica d'amore, ecco, questa è stata. Il motore della mia vita è stato l'amore, perché io sono cresciuta in una famiglia stranissima, originale, di cui racconto nel libro, appunto, e di cui vedremo lo svolgersi delle vicende durante il percorso di tutta la vita. E da una parte c'era una borghesia quasi aristocratica che teneva a freno tutto, e dall'altra, da parte di mio padre, c'era una famiglia di artisti, di musicisti, di zingari e dei grandi ideali politici. Io allora ero figlia di un antifascista che a quel tempo era come essere figli di un delinquente, era difficile perché erano perseguitati. Ma comunque c'era in tutto questo scontri, scintille, paurose, ma tantissimo amore. E quindi quella è la carica, quella è caricare le batterie con l'energia, ma devono essere le batterie dell'amore, perché sennò non credo che ce l'avrei fatta. Io ce l'ho fatta e sono contentissima. E non ho vissuto delle cose terribilmente tristi, perché un'infanzia raccontata in mezzo ai contadini, le bestie, eccetera, come è stata la mia, che mi credevo abbandonata, per... invece non lo ero, ma erano ragioni terribili determinate da una disgrazia che era accaduta. E crescere, vedere andando a mangiare a 40 pulcini è più divertente che non andare a judo o in piscina, è più divertente, quindi mi sono divertita. Ma sì.